È finita Monza-Vicenza, Monza-Vicenza che va a finire 1-1, ma noi prima andiamo con la sigla. Monza che passa in vantaggio con l'1-0 grazie allo splendido cross di Mario Sampirisi con un'azione iniziata da dietro. Sampirisi ha tanto campo sulla fascia, fa un cross incredibile, Maric la deve solo che appoggiare in rete. Certo, molto bravo anche l'attaccante bosniaco, grande colpo di questa sessione estiva che stava un pochettino deludendo, si è fatto perdonare con una conclusione diciamo importante, soprattutto per il gol che era arrivato dopo tanti tentativi falliti per l'attaccante 25. Vicenza è comunque c'è, una squadra che reagisce, una squadra che oggi si è schierata iperoffensiva con un centrocampo molto abile negli inserimenti. Dariva oggi ha fatto comunque una buona partita anche se con qualche errore, poi lì davanti Dalmonte non si fermava più, Guerra dall'altra parte comunque non è stato da meno e Longo, Jallo, Van de Putte, Meggiorini poi nel secondo tempo hanno fatto un ottimo lavoro di sponda per la squadra lì davanti in attacco. È un pareggio sicuramente molto equilibrato per ambo due le squadre. Il Monza certo aveva ambizioni migliori, il Monza che da pronostico per le ambizioni proprio della squadra e della società vorrebbe essere più in alto in classifica, ma questo campionato di Serie B non è semplice, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo. Monza che quindi si ritrova ancora verso la zona playoff, ma lontana, distante dalla prima posizione occupata al momento dalla Salernitana. Il Vicenza trova un punto contro una squadra sicuramente molto ben attrezzata, importante in ottica salvezza. Devo dire che il Vicenza fin qui sta facendo un percorso molto buono con Di Carlo, un percorso di crescita, tanti giovani che si stanno mettendo in mostra, Dariva molto bene e soprattutto Beruatto, decisivo in uno o due interventi, ma soprattutto su un tiro, se non sbaglio, di Dani Mota. In chiusura molto bravo nei tagli, è un centrale moderno, è un terzino molto importante, è un tuttofare lì dietro. Lo Scuola Juve sta facendo molto bene con il Vicenza e secondo me è un predestinato per quanto riguarda i prossimi anni in Serie A, farà bene perché lo vedi proprio da come imposta il gioco, da come guarda la partita, dallo sguardo, dalla postura che ha in campo, che è un giocatore diverso da un Cappelletti, ad esempio, che comunque ha già fatto una buona partita. Lamann oggi ci ha messo una pezza in più di un'occasione, mi viene la prima, se non sbaglio colpita proprio da Dalmonte quando Fossati praticamente regala palla al Vicenza. E Lamanna, dopo la chiusura di Bellucci, si trovava a terra. È riuscito a dare il colpo ai reni per alzare la palla in calcio d'angolo, perché sennò quello sarebbe stato il vantaggio del Vicenza. Detto questo, io credo ci sia poco altro da dire se non che Boateng oggi ha fatto 60 minuti di intensità, poi è calato un pochettino. È stato sostituito da Machin che ha fatto il suo lavoro. Machin è estro e fantasia, lo posso descrivere solo così perché è un giocatore che, sotto questo punto di vista, del dribbling, dalla creatività di gioco, è uno dei migliori in Serie B. Deve migliorare, rientrare difensivamente, ragionare di più proprio nella gestione del pallone, però per quanto riguarda poi la dinamicità è molto forte. E io lascio la parola a voi, quindi mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e supportate questo progetto condividendo il canale e il post partita. Bella!